domani. Ciao. Vieni anche tu, ci divertiamo. Mi aiuti ad attraversare, per favore? Sì, certo. Ci deve essere un campanello, suona. Sì. Fatto. Aiutami a entrare. Mi scusi. Un momento. Venga. Buongiorno. Fermi tutti! Questa è la fine! Giù! Giù! Sì, 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 giù! Giù! Fermo! A terra! A terra, amico! Presto, fate presto. Giù, rigatevi. Abbiamo solo un minuto. Siamo fregati, andiamo! Svelti, andiamo! Via, andiamo, svelti! Mamma, papà... Delinquenti assassini. Bisognerebbe ammazzarli tutti quanti. Ma fate qualcosa! Chiamate un'ambulanza! Sì, presto. Lo scorpione. Ho visto lo scorpione. Desidera? Vede, vorrei qualcosa di indistruttibile per mia figlia. Ha soltanto 8 anni, ma è un tale terremoto. Questa è Arabella, ce l'ha? Non lo so. Ah, ecco, quello, prendo quello. Mi ricorda un mio vecchio zio. Allora, che aspettate a prendere quelle belve? Che le devo dire, signor Vannucchi? Posti di blocco, retate, ma servono poco, purtroppo. Ci vuole pazienza. Tempo e molta pazienza. E lei sa dirmi soltanto questo? Comprendo il suo stato d'animo e quello di sua moglie. No, non credo. Anch'io ho una figlia. Già, ma la mia è morta. Senta, signor Vannucchi, si guardi intorno. Questa non è più una città, è diventata una polveriera. Ogni giorno la lista dei delinquenti si allunga di un chilometro. Sì, magari aspetto una soffiata da qualche parte, ma che cos'altro posso fare con un organico e dei mezzi che sono gli stessi di 10 anni fa? La verità è che voi siete bravi soltanto a spaccare teste e a intercettare telefonate. Non le siamo simpatici o sbaglio? No, non sbaglia affatto, commissario.
Dove andiamo, dottor Bertone? In centrale. Bene. Se ti ammazzassero tua figlia, tu che faresti? Io? Un massacro, dottore, un massacro. Quanto tempo che non venivo più qui. 3 anni a Pasqua, Davide. La nostra separazione fu ai primi di marzo. Già. In principio è stata dura, ma col tempo mi sono abituata. Tutto merito suo. Eravamo come 2 amiche. Ci confidevamo ogni cosa. Adesso lei è morta. Non la vedrò più. Non posso ammetterlo. Capisci, Vera? È più forte di me. Non posso. Sì, sì. È morta, Davide, è morta. Non rifiutare la realtà. L'hanno uccisa. L'hanno uccisa. E tu non c'eri. Per favore, il commissario Bertone. Venga con me. 3 furti d'auto, un'aggressione a mano armata, una tentata rapina, avanti. 2 scippi. Prego. Va bene, Franchi, continuiamo dopo. Si sieda, Vannucchi. Mi è arrivato proprio ora il rapporto della scientifica. Trovato qualcosa? I 3 proiettili sono stati esplosi da una pistola automatica calibro 9. Tutto qui. Tutto qui. Purtroppo. Pronto? Sì? Ma digli che si rivolga alla buon costume, è compito di quei fessi. Mi scusi. Diceva? Le stavo chiedendo a che punto sono le indagini. Senta, voglio essere sincero con lei. Per il momento navighiamo nel buio più completo. Speriamo che prima o poi facciano uno sbaglio. Cosa? Degli assassini girano liberi e indisturbati e voi altri vi limitate a sperare che prima o poi facciano uno sbaglio. Ah, via, adesso non esageriamo. Ah, le pare che stia esagerando. Senta, commissario, un giorno l'uomo della strada, il cittadino Rossi, sarà stufo di questa merda. Ma che cosa crede? Uno non può rimanere seduto in una poltrona mentre gli scannano la famiglia. Cosa vuole? Vuole che le dia ragione? No, affatto. Ma se intendete agire sul serio, una traccia c'è. Oggi hanno riferito a mia moglie che Clara, prima di morire, ha detto qualcosa. Sì, lo so. Scorpione, ho visto lo scorpione. Forse voleva alludere a un particolare, o forse chissà. Oh. Pronto? Sì. Bene, vengo subito. Mi scusi un istante, è una brutta mattinata. Ma chi lo dice? Lei cosa fa qui? Sto aspettando che torni il commissario Bertone. È uscito un momento. Il signor commissario se n'è andato. Ma come se n'è andato? E dove? A Cologno Monzese. Un'ora fa c'è stata una sparatoria. Ma insomma, io vi ho chiesto soltanto un'altra settimana di permesso. Mi dispiace, Vannucchi, ma siamo costretti a sostituirla. Nulla di personale, sia chiaro, ma i lavori del cantiere devono proseguire. Lo sa, il personale costa caro. Vede, mi addolora quanto le è accaduto, ma io non posso farci niente. Date al diavolo. È lei, signor Vannucchi? Sì. Avvocato Ludovico Mieli. Il tenente Pascucci, attualmente mio collaboratore. Possiamo entrare? Certo. Grazie. Optical Art, se non erro. No, non erro, avvocato... Mieli, ecco il mio biglietto. Ah, prego, accomodatevi pure.
Lei si chiederà il perché di questa visita? Ebbene, io ho l'onore di presiedere il movimento di autodifesa civile di cui forse lei ha già sentito parlare. No, non mi sembra. La nostra associazione si propone un'attività di difesa sociale. Troppo spesso oggigiorno la gente si trova nelle sue condizioni. Scusi, vuol venire al sodo. Lei è stato ferito nei suoi affetti più profondi. La sua bambina è stata brutalmente assassinata. È per questo che siamo qui. Vede, la polizia ha le mani legate. Se aggiunge l'inefficienza e il malcostume tipici di quest'Italia in sfacelo, il risultato qual è? Libertà d'azione per ladri, rapinatori e assassini. Lei non sa che la mattina della rapina, davanti alla gioielleria, c'era un agente di pubblica sicurezza preposto al servizio di sorveglianza. Ma forse non sa neanche che quell'agente, Carmelo Lo Buono, 20 minuti prima si era dovuto allontanare per gravi motivi di servizio. E allora? I gravi motivi di servizio consistevano nell'accompagnare dal parrucchiere la moglie di un alto funzionario della prefettura. Ne è sicuro? Ho con me la copia dell'ordine di servizio. Può controllare. Che cosa volete esattamente da me? Noi le offriamo l'aiuto di cui ha bisogno. La invitiamo perciò a far parte della nostra organizzazione. E che cosa sarebbe questa organizzazione? Una polizia privata? Una squadra della morte sull'esempio brasiliano? O che altro? No, niente di tutto questo. No, noi vogliamo il rispetto della legge. Vogliamo l'ordine. Fuori. Senta, ma noi... Ho detto fuori! Lei è un ingenuo, signor Vannucchi. Sono sicuro che ci incontreremo. E presto. Senti, Davide, io ho riflettuto su quanto mi hai detto poco fa al telefono. Movimento di autodifesa civile. Chissà cosa vogliono quei due. Non mi importa quello che vogliono, hanno ragione. Non dire sciocchezze. Ti pare una sciocchezza la storia del poliziotto che invece di essere di guardia è andata ad accompagnare la moglie ad un pezzo grosso? Eh? Rispondimi. Che c'è? Che ti prende? Nulla, nulla. Andiamo via. Non cambia niente, credimi. Clara è morta. È morta e nessuno me la restituirà. Nessuno, capisci? Cosa dovremmo fare allora? Rassegnarci? E magari offrire l'altra guancia? Lascia che te lo dica, Vera. Passeranno forse altri 20 anni, ma tu non imparerai a vivere. Il tuo cattolicesimo di fondo verrà sempre a galla. Senti, se hai intenzione di fare della polemica stupida, questo non è né il luogo né il momento. Scusami, io non sono disposto a perdonare. Ma lo capisci che quelli che hanno ucciso Clara non fanno altro che approfittare della gente come te, come noi? Può darsi, ma ho l'impressione che la tua sete di giustizia in realtà sia soltanto voglia di vendetta. E questo mi spaventa. Ah, sì, sì, va bene, d'accordo. Scusami. Come sta, Bere? Come vuoi che stia? A volte ho proprio paura che crolli. Certo, deve essere stata una mazzata. Sei venuto per qualcosa di particolare? Sì, mi servono delle informazioni. E senti, qui c'è un casino. Andiamo a prenderci un caffè. Ah, ci risiamo. Hai visto? Con la violenza si ottiene tutto, mio caro. Allora, che tipo di informazioni ti occorrono? Sono venuti a trovarmi due tizi. Uno si chiama Mieli. E l'altro si chiama... Sì, sì, Pascucci. Proprio lui. Li conosco. Mieli è un avvocato della maggioranza silenziosa. E l'altro è un tenente espulso dall'arma dei carabinieri. Ma che vogliono da te tipi del genere? Hanno fondato un movimento di autodifesa civile. C'è un mucchio di gente che fonda un mucchio di cose. Ti hanno chiesto dei soldi? No. Mi hanno offerto il loro aiuto per trovare gli assassini. Spero che tu li abbia mandati a farsi fottere. Quelli vogliono soltanto speculare sulla morte di tua figlia. Può darsi. Però mi hanno rivelato un particolare vergognoso. Ciao, Giordani.
Lascia perdere i particolari. Tu, guarda. Più a puttana di così. Dimmi, che cosa hai in mente? Io voglio gli assassini di mia figlia. Bravo. E vieni a parlare con me dopo aver parlato con quel fascista di Mieli. Io non sono disponibile per avventure del tipo Vigilantes. Non devi fraintendermi, io non mi faccio illusioni su quel Mieli e sulla sua organizzazione. Però so anche che la polizia, per il momento, non sta facendo un bel niente. Sì, capisco. Perché non ti rivolgi a un investigatore privato? Chi? Quei tizi che spiano le mogli? Ma no, ce n'è uno, Salvatore Mannino, che forse fa il caso tuo. Ha agganci con la malavita. Insomma, è un tipo losco, ma è l'unico capace di arrivare a qualcosa. Salvatore Mannino. E dove lo trovo? Sulle pagine gialle. Scusi, scusi. Ehi, dove va? Scusi. Aspetti un momento, un momento. Capisco, il mio aspetto è quello che è. Cosa vuol farci? Sono brutti tempi. Però posso garantirle che il mio mestiere lo so bene. Su, venga. Io conosco un Tepepa, ma è stato pizzicato la settimana scorsa. Poi ci sarebbe un Ringo, uno Zorro. È il sorcetto, ma di scorpioni neppure l'ombra. Chissà a che cosa si riferiva. La polizia pensa a qualche oggetto che uno dei banditi aveva indosso al momento della rapina. Forse qualcosa di caratteristico. Già. Intanto mi dia il suo numero di telefono. 3278175. È un anticipo, se non le dispiace. 100.000, va bene? Sì. A proposito, se dovessi trovarli, che ne devo fare? Li consegna al commissario Bertone. Pascal, sono vigliacco! Ladro! Ladro! Vieni! Aspetta,
Cosa vuoi fare? Ecco la pirla, prendila! Figli di puttana! Non importa, lascigliela! È inutile, fermati, non serve a niente! Ti prego, lasciali andare! No, se ne prendo uno, l'ammazzo! Scendi, sei le balle! Siete un branco di schifosi! Guarda! No! 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 Gente, ragazzi, ritirata! Via, via! Presto! Adesso! Via! Muovetevi! Sei ferita, ce la fai a camminare? Sì, sì. Portami via, portami via! Qui c'è una farmacia, venga! Ma ormai ci sono troppi delinquenti, non si può più circolare. Le fa male? No. Su, non si preoccupi, signora. Niente di grave. Cosa vuole? Non passa giorno che non ne succeda qualcuna. Dica lei. Documenti. Perché? Non faccia il furbo, è sua quella 125 là fuori? Sì. In Viale Certosa poco fa lei è passato col rosso. Le abbiamo intimato di fermarsi e se l'è svignata. Senta, io non me la sono svignata. Stavo inseguendo quei teppisti. Hanno scippato mia moglie all'uscita di Musocco e mi hanno distrutto la macchina. Allora, questa patente. Ma insomma, invece di prendervela con me, perché non date addosso a quei delinquenti e non li sbattete dentro? Che razza di polizia siete? Guardi come parla. Basta, ti prego. Non è in regola. Manca il bollo. Ah, davvero? E sa quanto me ne frega se manca il bollo. Come ti senti? Meglio, meglio adesso. Bene. Hai visto? Mi sono beccato pure una denuncia per oltraggio. Il fatto è che in Italia va bene soltanto ai furbi e ai delinquenti. Vera? Sì. Dammi retta. Perché non ti fermi qui? Questa in fondo è sempre casa tua. D'accordo, come vuoi. Thank you.
Come mai siete arrivati così presto, maresciallo? Eravamo qui vicino per motivi di servizio. Allora siete arrivati troppo tardi, come al solito. Non faccia lo spirito. No, no, per carità, anzi, le voglio dare una mano. Lei sa di chi era la macchina? Del direttore della Fiat. Appunto. Forse chi ha buttato la bomba voleva protestare per l'aumento del listino delle macchine. Giordani, sorruoliamo, è meglio. Voi circolate, per favore. Cosa è successo mentre stava facendo il suo giro? Andate a casa, andate a casa. Ma lei ha visto qualcosa? Ha notato niente? No, niente. È passata una macchina, ha buttato della roba. Poi ho sentito un gran rumore e ho visto le fiamme. Che macchina era? Ma che ne so, caro lei. Le posso dire solo che questo è proprio un mondo di matti. Di matti proprio. Please don't go away. Don't tell me your name. Unbelievable. Please don't let me know what is in your mind. Unbelievable. Say a word, hold my hand and smile, as you do just now, for you, oh. E di' al tuo amichetto che so dov'era martedì 19 verso mezzogiorno. E allora? Allora, bella, gli dici anche che voglio esattamente la metà. Altrimenti fate tutti un pellegrinaggio al convento. Chiaro? Giù le mani, Finocchio. Su, Cocca, non t'arrabbiare. Fai l'ambasciata. Che poi zio Salvatore ti regala un bel reggitette col rinforzo di ferro. Scusami se ti disturbo. Ho voglia di fumare. Non so darmi pace, Vera. Io ho paura di non farcela. Buongiorno, signora. Buongiorno. È sola in casa? Sì. Ma veramente, in questo momento... Mi scusi, il telefono. Vada pure al telefono. Aspetto. Pronto? Casa Vannucchi, chi parla? Sono Salvatore Mannino. Può passarmi suo marito? No, mi dispiace, mio marito è fuori, dovrebbe... Senta. Mi raccomando, signora, dica a suo marito che lo devo vedere. È una cosa molto urgente. Mi ascolta? Sì, sì, ascolto. Bene, gli dica anche che lo aspetto oggi alle 4 al mercatino di Piazza del Duomo. Sì, sì, ho capito. L'aspetta oggi alle 4 al mercatino di Piazza del Duomo. Senta, per favore. Mi dispiace, le ho fatto paura. Cosa vuole? Ecco, guardi questo catalogo. È una bella occasione per onorare la sua bambina. Pratichiamo dei prezzi eccezionali. Vede? Sono delle autentiche opere d'arte. Angeli con croce, 170.000. Angelo con Madonna, 90.000 lire. Oppure un bel Gesù di marmo a sole 80.000 lire. Ah, c'è poi una stupenda lapide con croce incisa a un prezzo davvero con... Basta, se ne vada da qui! Fuori! Fuori da qui! Fuori! Fuori! Secondo lei, chi ha tirato la bomba all'auto del direttore della Fiat ieri notte? Non ho idea, ma è chiaro che stiamo indagando in tutte le direzioni. Non crede, commissario, che la misura sia colma? La gente è stufa di una polizia impotente. La gente crede a ciò che scrivete sui giornali. E soprattutto alle frescacce della TV. Appunto. Che certa stampa è sempre pronta a riprendere. So dove vuole arrivare il collega Giordani, ma se qualche giornale distorce le notizie, non è certo il mio. Ma fammi il piacere,
Sono mesi che sobillate l'opinione pubblica. Non fate altro che caldeggiare l'organizzazione di squadre di vigilanza, tipo quella vagheggiata da Mieli. L'avvocato Mieli è uno, come tanti di noi, che non ne può più. Ce ne fossero mille come lui. È vero, ha ragione. Ma c'è. Mille, bravi. È che siete tutti magari così. Fossero soltanto mille. Che cosa c'è? Che cosa è successo? Niente, niente. C'è stato un equivoco. Permesso. Avanti, avanti, lasciate. Hai visto? Quello si è comportato da galantuomo, mentre tu hai fatto la figura del boia. Per favore, lasciare libero. Mi dispiace. Non ce l'avevo con te. E meno male, se no c'era da preoccuparsi. Perché non è rimasto a casa? Ma perché diavolo lei ha voluto inguaiarsi con quello? Mannino è sempre stato un tipo equivoco. Sicuramente ha cercato di ricattare i rapinatori e loro lo hanno appiccicato al muro. Insomma, lei questo omicidio ce l'ha sulla coscienza. Eh no, un cazzo! Voi avete un omicidio sulla coscienza! La morte di mia figlia! Senta, perché non mi spiega una cosa? Il giorno in cui ci fu la rapina, dov'era il poliziotto di servizio alla gioielleria? Glielo dico io, dov'era? Era andato ad accompagnare chissà dove la moglie di qualche vostro funzionario fottuto! Stia calmo. Io non sto calmo. Io sto per fare il più grosso casino che lei abbia mai visto in vita sua. Lei non fa nessun casino. Lei sta zitto e si calma. Mi ascolti bene, commissario. Che siate una manica di inefficienti è comprensibile. Con lo stipendio di fame che vi danno, solo una nullità può mettersi a fare il poliziotto. Ma non statevene lì a prendere per il culo la gente. Ha finito di dire fregnacce? No, se Mannino è morto perché io l'avevo incaricato di fare quelle indagini che voi non avete fatto. Un'altra parola e la sbatto dentro per oltraggio. Avanti, perché non ci prova? Mi sbatta dentro! Yeah. Per farmi mettere in croce. No, grazie. Non ho la vocazione del martire. Oh, porca... Se ne vada, per Dio! Cosa c'è? Dimmi.
Cioè che sono tutti un branco di incapaci. Ecco quello che sono. Forse sono degli incapaci, ma adesso ho ragione. No, sono stato anche troppo ragionevole. Cosa intendi fare? Non preoccuparti. Niente. Niente. Tu hai in mente qualcosa, ti conosco troppo bene. Tu vuoi andare da quell'avvocato, non è vero? E se anche fosse? Non puoi, Davide, ma non lo capisci. Ci hanno ammazzato Clara e per poco non ammazzavano anche noi due. E non ti sembra una buona ragione? Senti, io sono stufo. Siamo tutti stufi ormai di questa situazione. Capisci, se la polizia se ne frega, all'uomo della strada purtroppo non rimane altra scelta che difendersi da solo. Ma da chi? Da tutti, Vera, da tutti. Aspetta! No, è inutile, su, lasciami stare, fare basta, la bambina, lasciami! Vera. Devi difenderti anche da me, vero? Ma che stai dicendo? Dobbiamo scannarci tutti quanti, non è così? Dimmi, chi sparerà prima all'altro, tu o io? Da quando hanno ucciso Clara ti comporti come un povero burattino senza parte. La verità è che non sei mai stato un buon padre. Sei sempre stato lontano da lei. E ora pensi di riscattarti dando la caccia a quattro assassini. È solo la tua cattiva coscienza, nient'altro. Adesso basta! No, non basta, ma tu cosa credi che sia facile per me? L'ho tenuta nella mia carne per 9 mesi. L'ho fatta crescere, l'ho educata e ora me l'hanno uccisa. Anch'io li sbranerei se potessi averli qui, tra le mie mani. Ma non è giusto, capisci? E non risolverebbe niente. Beh. Niente avvocato, niente autodifesa civile, ti prego. Va bene, te lo prometto. Nino Gargiulo, immigrato dalla Calabria. Ladro e scippatore. Mani spezzate, colpo alla tempia. Tieni, passa una tipografia. Hai sentito che roba? E chi se ne frega, uno di meno. Mi dicevi di Mannino, allora? Erano in due. Ma se fossi arrivato soltanto qualche minuto prima, sicuramente... Sicuramente ci avresti rimesso la pelle. Ascoltami, Davide. Lascia fare a Bertone. No, perché Bertone se ne frega. E forse ha ragione. Quello ce l'ho sulla coscienza io. Ma va, non dire stronzate. Quello chissà che cosa aveva combinato. Lo hanno ucciso proprio quando stava per incontrare me. Sì, va bene, d'accordo. Ma cosa vuoi fare? Giustizia da te? Allora rivolgiti all'avvocato Mieli. Adesso sono io che dico stronzate. Vieni, andiamo a prenderci un caffè. No, non ho tempo. Ciao. Prego. Ah, senti, questa può interessarti. Hanno aumentato l'organico della polizia. Qui a Milano ci saranno 1000 agenti in più il prossimo anno. Thank you.
Salve, Vannucchi. Anche lei non riusciva a dormire? Ah, non mi dica che voleva introdursi nell'ufficio di Mannino e ha trovato la porta chiusa. È sempre così intelligente, commissario. Dipende. Sicuramente dipende da un caso, il fatto che fosse qui fuori ad aspettarmi. Un caso? No, è mio preciso dovere impedire al cittadino di commettere reati. Allora mi ha pedinato. Filato. Nel nostro gergo si dice filato. Le va di bere una birra? E perché no? Maledetta nicotina. Il medico mi ha proibito di fumare. Ma lei mi farà prendere un infarto molto prima del monopolio. Per favore, non ci giri intorno. Avanti, sputi il rospo. Vede, Vannucchi, io vengo dal Molise. Mio padre faceva il contadino, e il suo padre pure. Mi pagano per far rispettare la legge, ma il più delle volte sono uno strumento del potere politico. Senta, mi sta dicendo questo per commuovermi? No, solo per far pagare a lei le birre. Il nostro è uno stipendio di fame, come sa. Le ho già detto che io non ce l'ho con lei. Certo, certo. Ma crede che sia facile in questa Babilonia accontentare tutti senza pestare troppo i piedi a quelli del piano superiore? Cosa vuole, una raccomandazione? No, mi basterebbe che non rompesse le scatole. So che è venuto da lei un certo Mieli. E con questo? C'è tensione in giro. Ieri è esplosa un'altra bomba. La stampa soffia sul fuoco e tipi come Mieli sono pronti a pescare nel torbido. Mi dia retta. Lasci perdere prima che la coinvolgano in qualche stronzata. Mi dispiace. Come? Devo trovare quei delinquenti. Tutti. E li troverò. Ma non si preoccupi. Può darsi che li consegni a lei. Personalmente. Io l'ho avvertita. Non capisco niente di politica e me ne sbatto. Ma non voglio che mio figlio torni a zappare la terra per qualche marchesino dei miei stivali. Spero di essere stato chiaro. Tu alza, alza, così, alza, alza. Ora, bene, grazie, ora. Puoi andare. Tu. Ce ne occupiamo noi, riferisci al comando. Ora, poi firmiamo il verbale. Ancora. Basta così. Giù adesso, giù. Giù, piano. Attento dietro. Così. Ripeto, Alfa 2000, provenienza sospetta. Ragazzi, muovetevi, venite a dare una mano. Su, apri il cofano. Mi raccomando, guardate bene dappertutto, se ci sono armi. Maresciallo. C'erano questi e una parrucca. Bene. Mandi a avvertire subito il dottor Bertone. Proprio necessario trascinarmi in un posto come questo. Te l'ho già spiegato, insieme diamo molto meno nell'occhio. Passiamo per una coppia qualsiasi. Già, una coppia qualsiasi. Ma cosa speri di trovare? Non lo so, ma le coincidenze sono troppe. Scorpione, poi Zodiaco, zona del Duomo. Forse Mannino aveva scoperto qualcosa proprio qui. È fatto tardi. Andiamo. Io che mi annoio, sempre la solita gente. Va a casa. Perché? Tu non vieni? Prendi la macchina e va a casa. Va.
sei deliziosa. Un whisky, per favore. Tieni, vuoi bere? Grazie. E champagne. Buono, vero? Ciao, cara. Ciao. Ciao, bello, che facciamo? Ah, ma chi ti prende? Chi era l'uomo con cui parlavi nel locale? Come? Quel tizio che ha lo scorpione d'oro attaccato all'orologio, chi è? Come si chiama? Vaffanculo, non lo so! Brutto schifoso! Dammi le chiavi! T'ho detto di darmi le chiavi! Allora, dimmi il nome di quell'uomo. Non lo conosco. Chi è? Non lo so, non l'ho mai visto, lo giuro. Ma che giuri, caro? Basta, basta. Credo si chiami Mario, ma non sono sicuro. Traffica in erba. E dove posso trovarlo? È uno che gioca molto. Io l'ho conosciuto in una bisca. Che bisca? Quindici. Altre 50.000 di banco. Banco. Hai vinto tu. 30.000 di banco. Banco a 30.000. Niente in contrario. Accettato. Banco vinci. Facciamo 50.000. Non l'hanno visto, ma c'è un suo uomo, quello col maglioncino celeste, dietro di te. Dentro che c'è? Armi da affittare, auto rubate, quasi tutta la mala si serve dal Grimet. Attento, che quelli fanno sul serio. Per questa volta sono tre rosari, ma la prossima si fa come dice il Grimet. Va bene. Ehi tu, se cerchi le orsoline hai sbagliato convento. Forza, Maraia! Thank you.
Vieni, dai, salta su, andiamo. Grazie. Fermo, lascia perdere. Piuttosto sarà bene aprire le orecchie a Mario. Quello lì mi puzza di sbirro. Bravo. Non ti facevo mica così in gamba. Sì, dalla FIFA mi sono pisciato nelle mutandine. C'è mancato poco che ti trasformassero in un budino, lo sai? Senti un po', mi è venuta un'idea e tu dovrai darmi una mano, d'accordo? No, ho la vescica debole io. Anzi, fammi un favore, vattene. Fai in modo che venga a sapere che lo cerco. Chi? Il tizio con lo scorpione. Devi spargere la voce in giro che voglio comprare roba. Molta roba, almeno per una ventina di milioni. Capito? Ma perché? Che t'ha fatto? Ha ucciso mia figlia. Quanto zucchero? Ah, niente zucchero nel caffè. Grazie. Prego. Possibile che non ti abbia nemmeno telefonato? No, non l'ho visto né sentito da quando sono uscita da quell'orribile night. È strano. Non pensi che sia meglio avvertire la polizia? No, no. Forse è lui. Ciao. Ciao. Dove sei stato finora? Cercavo proprio te. Devo chiederti un favore. Davide, ti ho fatto una domanda. Rispondi. Scusa, ne parliamo dopo. No, è meglio che ne parliamo subito. Senti, smettila di rompermi le scatole. Io sono stanco, sporco e non ho nessuna voglia di litigare. Non credi di essere stato un po' troppo duro con Vera? Sì, può darsi. Però anche lei dovrebbe capire che ho altro per la testa in questo momento. Forse li ho trovati. Cosa? Sì, e credo di riuscire a incastrarli. Bravo. Ma se cerchi il mio aiuto, scordatelo. Va bene, scusami. Scusami, sai, se ti chiedo per una volta di alzare le chiappe dalla tua scrivania. Ascoltami, Davide. No, non ascolto un accidente. Anche tu sei come gli altri. Pronti a sputare chilometri di parole, ma niente rischi, vero? E poi ti meravigli che iniziative come quelle dell'avvocato Mieli abbiano un seguito. Pronto? Avvocato, l'appuntamento è per domani sera, all'ingresso del Parco Lambro. Che macchina hai? Una Taunus grigia. Ti riconoscerà. Perfetto, sei davvero in gamba. Ce l'hai un microregistratore? Sì, e anche un amico matto. Oh, Vera, scusami per lo scatto di poco fa. Lasciamo perdere, signori. Si grida tanto contro l'esportazione di valuta, si parla, si chiacchiera, si promette, ma qui la lira va a picco. E il disordine continua. Appunto. Invece di aumentare le tasse, dovrebbero pensare a farla finita con questo scoccio delle Brigate Rosse. Buongiorno, avvocato Mieli. Permette una parola? Chiedo scusa. Anche lei, Pascucci, venga. In che cosa posso esserle utile, dottor Bertone? Ah, beh, io passavo da queste parti e approfitto dell'occasione per chiederle un'informazione. Stiamo svolgendo delle indagini su un certo Barabini Ettore per quella bomba all'auto del direttore della Fiat. Barabini? Già. Frequentava la Folgore, ma è circa un anno che non si vede. Capisco. E lei pensa che noi sappiamo dove si trova? Dato che l'anno scorso lei lo ha difeso in corte d'assise... E fu assolto, se non erro. Non erra, purtroppo. Ah, a proposito, questo lo conosci? È un pregiudicato, si chiama Nino Gargiulo. Mai visto. Chissà perché gli hanno spezzato le mani. Strano. Ma presto, avvocato. Uffa, che freddo. Mina, vuoi un caffè? Ehi, Daniela, aspetta. Cosa dici, ce ne andiamo? Stanca stasera, con freddo. Ehi, caro, lo vuoi un massaggio al pistolino? Ma vaffanculo, va.
Senti, Gioia, mi dai una sigaretta, per piacere? Grazie. Andiamo, che qui c'è aria di pula. Due cappuccini, per favore. O hanno mangiato la foglia, o quel travestito ti ha preso in giro. Adesso sono troppo stanco per pensare. Beh, beato te che te ne vai a dormire. Se hai delle novità, telefonami al giornale. Ciao. Avanti! Allora, chiappe d'oro. Ora ce la facciamo anche con la pula, eh? Che volete da me? Niente. Vi state sbagliando, c'è un equivoco. Cosa volete fare? Sta zitto, troiona. Ti insegniamo noi a sleccarti con la pula, culattone fottuto. No, aiutatemi. Ecco, che volete Colombella. Fare? Che volete Vieni, fare? Colombella. No, aiutatemi. Ma perché? Perché? Mica avrai paura, no? Oh, poverino, sì, hai paura. Giù, avanti. No, no. Te la fai sotto, eh? No, aiutatemi. Su, lecca. Lecca, pirla. Ancora, lecca. No. Ah, no! Fermo! No! Basta, basta, lasciatemi fare! No! Senta, scusi, sa dirmi dove posso trovare quel travestito che chiamano Liala? All'ospedale. Condizioni del carabiniere ferito nel conflitto a fuoco di questa mattina con i rapinatori della Banca del Lavoro di Monza. I malviventi, dopo la rapina, erano stati intercettati da una pattuglia dell'arma, ma sono riusciti a far perdere le loro tracce dopo aver ferito con una scarica di mitra il giovane appuntato Giulio Sacchi, di anni 27. Nuclei di carabinieri e agenti di pubblica sicurezza, al comando del capo della squadra mobile, dottor Bertone, hanno istituito posti di blocco e danno attivamente la caccia ai pericolosi. Svelta, prepara una valigia, andiamo via. Ma che ti prende? Ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo... Dove dobbiamo andare? È successo qualcosa? Zitta. Allora, mi vuoi spiegare? Fa come t'ho detto, ti spiego dopo. Pronto? Per favore, mi passi Giordani. Sì, certo, il caporedattore, Giordani.
Senti, preparami il fondo di cronaca, fa presto. Giordani, al telefono. Pronto? Sì? Scusa, Davide, parla più forte, non ti capisco. Qui c'è un casino del diavolo. Come? A casa mia? Sì, veniamo là. Ma non posso dirti niente per adesso. Senti, io sono nei guai. Ma ti prego, non farmi domande. Ciao. Davide, giuro che non ti capisco. Vera, per favore. Non c'è tempo, ti spiegherò dopo. Isolato. Ma perché? Chi sono? Cosa vogliono farci? Oh, Davide, fa qualcosa! Vera, ascolta, sta calma, sta calma, no, per favore! Ho paura, non posso, ho paura! Su, Vera, prego, smettila! Fa qualcosa. Smettila, controllati, Vera! Adesso va su, chiuditi a chiave e non aprire per nessun motivo. Paura, vengo! Perché è andata via la luce? Cos'è stato? Niente, non preoccuparti. Solo un cortocircuito. Vieni dentro. Dove sono? Laggiù, nel barcone. Fai piazzare una foto elettrica e trovami un megafono. Subito, commissario. Tieni. No, ascolta, non posso lasciarti solo, non posso. Su, non fare la stupida, andrà tutto bene, vedrai. Ma tu come fai? Pensa a te, allora mi hai capito, io cerco di tirarmeli dietro. Tu salta in macchina, corri a casa di Giordani, ci vediamo là. Per favore. Va. Se hai qualcuno davanti, mettilo sotto, ma non fermarti. Davide, ho paura. Non ci pensare. Thank you.
cancello! Presto, vai! Cosa è successo? Che le hanno fatto? Niente. Può darmi un passaggio fino in città? Certo. Mirazin, vieni fuori! Siete circondati! Mi senti? Dai, Pirazzin, arrendiamoci. Non c'è più niente da fare. Arrenditi tu, cacasotto. A me non mi va di marcire in gabbia. No, non mi fregano. Fermo! Ma perché non era con te? Cosa? Ci hanno fregato quei delinquenti. Ascolta, Davide, cerca di ragionare. È un rischio troppo grosso. Loro sono in quattro e sono dei criminali. Rivolgiamoci alla polizia. Telefoniamo al commissario Bertone. Per dargli il tempo d'ammazzare anche lei. Ada Cappotti. L'anziana signora due giorni fa fu vittima di uno scippo. Cadendo aveva riportato la frattura della base cranica. Dei due giovani scippatori non si ha alcuna notizia. È ora di finirla con questa merda. Portiamola in ospedale. No, a casa tua. Davide. Oh, Davide. Ma sieda, prego. Sapevo che lei sarebbe stato dei nostri. No, 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 non si preoccupi. Ho messo in moto alcuni informatori e vedrà che prima di sera sapremo molte cose su questo scorpione. Prima la facciamo finita, è meglio è.
Deve comprendere però che noi abbiamo un dovere nei confronti di tutti i Davide Vannucchi di questo paese. Noi dobbiamo colpire là dove la polizia, per incapacità o per mancanza di mezzi, non riesce a colpire. Dobbiamo estirpare il cancro, prima che infetti la nazione. Sì, sì, capisco. Allora? Lei avrà saputo di quella signora anziana morta 2 giorni fa per uno scippo? Ebbene, questa sera avrà l'opportunità di rendersi conto come la nostra organizzazione agisca in certe circostanze. Paga più basso, io vieno nel mio cuore, a 15 anni faceva l'amore. Paga più basso, io vieno nel mio cuore, a 16 anni. Buoni, buoni ragazzi! Ci divideremo in 2 squadre, una proteggerà le spalle dell'altra. Chiaro? Non ti preoccupare, dai. I cappucci! Andiamo a letto, dai. Andiamo. Ciao. Uè, non mi direi mica che hai sonno, bella gioia. Forza, ragazzi, ci siamo. Andiamo, forza ragazzi! Ehi, tedesca e FIFA? Chi paese ha? Avanti nel fondo, sbrigatevi! Su, montate! Manca nessuno? Oh, e muoviti tu! Dai, vieni via! Dai, pirla, monta su! Ho buone notizie. L'uomo con lo scorpione si trova in un casale al 18° chilometro della strada di Tradate. È un certo Mario Verzi. Gli altri 3 si chiamano Serafino Strambelli, Claudio Mazzesi e Franco Stropillo. Tutti e 4 pregiudicati. Vuole una mano? No, me la sbrigo da solo. Ehi, Giordani, dai un po' un'occhiata. Milano, 2 pregiudicati sospettati di scippo trovati con le mani spezzate. Ad aggredirli sarebbe stata una squadra di 7 uomini. La polizia indaga. È il terzo caso in poco più di una settimana. Tu che ne dici? Già, prima Gargiulo, poi quello zingaro a Lodi. Adesso questi 2 disgraziati. Vieni. Su 2 colonne, va bene? In cronaca. Certo, regolamento di conti. Che poi sarebbe la tesi degli opposti estremismi applicata alla malavita. Ma non dire frescacce. I regolamenti di conti si fanno con la lupara o col mitra. Qui c'è qualcos'altro sotto. Senti, piazzala su 3 colonne. Come vuoi. Pronto? Paolo? Sì, sono io. Dov'è Davide? Non è con te. No, e non ha neppure telefonato.
Senti, Paolo, io ho paura. Non vorrei che commettesse qualche sciocchezza. Grazie. Prego. Forse è andato da quell'avvocato, Mieli. Ma no, non è possibile. Cosa? No, no, niente. Senti, ce la fai a camminare? Sì, certo. Vieni subito al giornale. Ti aspetto. Hai il fucile. Senti, Sforzini, butta in aria l'archivio e portami tutto quello che trovi sull'avvocato Mieli, ex presidente dell'Unione Nazionale. D'accordo. Allora, Garbaglia, c'eri anche tu? Commissario. Sì, sì, ho capito. Però deve rispondere. Confessa. Tanto Pirazzini è morto. Io c'ero, ma è stato lui, Pirazzini, che ha sparato. La sala operativa, dottore. Grazie. Novità? Nessuna, signor commissario. La persona da lei segnalata è irreperibile. Mettiamo sotto sorveglianza il delui domicilio. Sì, brigadiere, il di lui domicilio. Andiamo in questura? Sì, svelto. Allora, dov'è mio marito? Cara signora, quante volte glielo devo dire? Cosa vuole che ne sappia io dei movimenti di suo marito? Padova, 1956, corte d'appello. Come? Non ricorda? Condannato a 8 mesi con la condizionale per atti di libidine nei confronti di minore. Ecco il noto avvocato Mieli, presidente dell'Unione Nazionale. È una storia vecchia ormai, dimenticata da tutti. Forse i suoi ragazzi di là non la conoscono. E va bene, 18° chilometro della via di Tradate. Andiamo, presto. Dottore? Vannucchi al telefono. Tieni. Vannucchi! Ma dove diavolo si è cacciato? Sono al 18° chilometro della via di Tradate. Sono riuscito a trovare gli assassini di mia figlia. Venga subito, commissario, prima che li ammazzi. Vannucchi! Vannucchi! Idiota, ha messo giù. Una macchina a portone, presto! E spegni quella radio, pirla. Dai, spegnila. Uffa, qualcuno di scatola. Allora, sta grande. Accelera, dai. Forza, ragazzi. Su, di qua. No, venite
Scemo! Ai, ai, mi hai fatto male! Voglio il mio papà! Non piangere! Papà! Non è niente! Ciao, papà! Eh, siedi, che mi innervosisci. È lui, quello sbirro. Chiudi la porta! Sì. Mi arresti, li ho uccisi tutti. Stia zitto, non c'è bisogno che mi spieghi. Si tratta di un caso di legittima difesa. Lei tornava da caccia, si è fermato per chiedere un'informazione e senza saperlo è capitato nel rifugio di alcuni criminali. Ma cosa sta dicendo? Lei ha sparato per legittima difesa, è chiaro? Sì, avvertite la procura. Inviare furgone e ambulanza. Sostenga sempre questa versione quando la farò convocare dal giudice. E adesso vada. Sparisca. Sì, certo. Se ne vada, per Dio! Va bene, d'accordo, passo. È libero nel pomeriggio? Sì, perché? Passi da me, le devo dire qualcosa. Va bene, commissario. Carbaglia Ugo e Nudi Aldo. Di Pietra Elio. Pirazzino Alberto di Castelfranco Veneto. È lui, Scorpione. Il finto cieco, quello che ha ucciso Clara Vannucchi e Mannino che lo ricattava. Li abbiamo beccati l'altra notte dopo la rapina alla banca del lavoro di Monza. Ma allora? Appunto. Il suo amico crede di aver fatto giustizia. In realtà ha ucciso quattro criminali che non avevano niente a che fare con la morte di sua figlia. Perché non gliel'ha detto? Ha già pagato abbastanza con la morte della bambina. E in fondo, non è il solo responsabile. Siamo tutti responsabili, perché non crediamo più nella legge. Non lo so. Io sono solo un poliziotto, Giordani. Le conclusioni le lascio a lei. Anche perché adesso devo occuparmi di Mieli.
Allora sei proprio deciso. Partiamo. Sì. Ho già firmato il contratto. È un buon lavoro. Vedi, il Canada è un paese nuovo. Potremo ricominciare da capo. Sarà diverso. Credi davvero che sarà diverso? Lo spero. Basta con la violenza. Io non sento!